piuttosto evidente. Ecco, è un problema più tecnico, cioè nel senso che si sbaglia che mi faccio, ma un problema tecnico o un problema magari mentale, perché dopo un errore uno va a palla e non riesce più a cambiare concentrazione? Penso che sia a volte anche questione di poco, no? fra un tiro ben fatto oppure no. Noi siamo una squadra giovane, anche in riferimento all'ultima partita siamo riusciti a costruirci dei buoni tiri che purtroppo non sono entrati, però non è che i tiri non ci ricostruiamo. È un momento magari non semplice, però è un momento. Credo che alla fine sia banale dirlo, ma tutti si vince e tutti si perde, quindi ognuno di noi ha bisogno dei compagni, non soltanto Daniel. È chiaro che lavorando insieme si cerca di migliorare, però non è una questione che riguarda magari soltanto Daniel, insomma tutti noi abbiamo da crescere, ognuno di noi ha qualcosa in cui migliorare. Le maggiori difficoltà che ci sono state finora in trasferta rispetto alle due partite in casa, però insomma si giocava con squadre forti, però c'è stata qualche sensazione di non essere mai nel vivo della partita, secondo me. Intanto in casa abbiamo giocato soltanto due partite purtroppo, e le trasferte invece sono già quattro. E per una squadra giovane come la nostra giocare fuori casa sicuramente è più difficile, anche perché abbiamo visto nelle due partite in casa quanto l'apporto del pubblico sia fondamentale, sia importante per noi. Poi andando anche a pensare alle squadre contro cui abbiamo giocato, è chiaro che questo l'abbiamo pagato.